L'Istituto Sant'Anna è una casa di cura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale che dà una valida risposta ad alcune delle più complesse patologie in ambito riabilitativo. Nella struttura vi è un'area di alta specialità con i reparti di unità di risveglio e gravi cerebrolesioni ed un'area di riabilitazione intensiva con i reparti dedicati a pazienti con esiti di malattie neurologiche ed ortopediche. Nasce nel 1996 dal progetto di Giovanni e Pina Pugliese di creare qualcosa di fortemente innovativo ed utile per la città di Crotone e per la Calabria. Tale progetto si è concretizzato con l'incontro con il professor Giuliano Dolce, neurologo di fama internazionale e paladino della difesa dei principi etici della neurologia. L'idea del professor Dolce era semplice quanto innovativa: agire sulla linea di confine tra la rianimazione e la riabilitazione e istituire un'unità di risveglio. L'Istituto Sant'Anna diventa così struttura di riferimento regionale per le gravi cerebrolesioni e, accogliendo pazienti da molte regioni italiane, contribuisce a contrastare il fenomeno dell'emigrazione sanitaria. Il punto di forza dell'Istituto Sant'Anna è un modello organizzativo basato sul continuum terapeutico per la presa in carico dei pazienti dai reparti per acuti, assistendoli nelle varie fasi riabilitative fino al domicilio. Il paziente in stato vegetativo, connotato da autonomia respiratoria ed occhi aperti, viene ricoverato nella unità di risveglio, dove inizia la fase di riabilitazione precoce, che ha come obiettivo principale quello di facilitare il recupero delle attività di coscienza. Una volta recuperata una minima attività e le sue condizioni cliniche sono diventate stabili, il paziente viene trasferito in unità gravi cerebrolesioni, dove continua il suo percorso riabilitativo. L'obiettivo successivo è il trasferimento nell'unità di recupero e rieducazione funzionale. L'unità di recupero e rieducazione funzionale è anche dedicata a pazienti con esiti di patologie del sistema nervoso centrale e periferico, quali ad esempio l'ictus, di malattie degenerative come il morbo di Parkinson e di patologie ortopediche. I pazienti vengono ricoverati per trasferimento dai reparti ospedalieri per acuti. L'approccio è di tipo multidisciplinare e multiprofessionale e ha l'obiettivo di tendere al recupero della massima autonomia possibile nelle attività di vita quotidiana attraverso una riabilitazione intensiva. Per i pazienti che, oltre ai deficit motori, presentino disturbi neurocognitivi, è attiva un'area neuropsicologica predisposta a trattare persone con problemi cognitivi conseguenti a gravi cerebrolesioni, quali ad esempio disturbi dell'attenzione, della memoria, delle capacità logiche, del linguaggio e del comportamento relazionale. Nell'istituto è anche attiva un'avanzata area di day hospital. I servizi di radiologia e di neurofisiopatologia sono in grado di assicurare tutta la diagnostica necessaria. È presente inoltre nella sede di Poggio Pudano l'unità di lungodegenza specializzata per gli stati vegetativi o di minima coscienza, che è dedicata a pazienti che da più mesi non hanno recuperato le attività di coscienza. In questo reparto viene garantita un'accoglienza prolungata basata sul nursing multiprofessionale, la prevenzione di complicanze secondarie ed il mantenimento del benessere psicofisico. Infine, particolare attenzione viene data ai familiari dei pazienti con un mirato sostegno psicologico familiare.